ci credo, facendo questo otterrete Battle Stars infinite. Guardate qui, ma mi sa che siamo arrivati al livello 5000 di Fortnite. Non ci credo, livello 5000. È incredibile. Prima di cominciare con il video ci tenevo a salutare i miei nuovi amichetti che si sono abbonati al canale. Grazie mille, Riccardo Ferrari, Ferro YouTube, GK Nix, El Medi Tusani, Lorenzo Bruzzone, Marco e Gianluca. Grazie mille amichetti miei. Mi raccomando però, premi anche tu il tasto abbonati, scegli il livello di abbonamento che più va per te ed avrai tantissimi vantaggi. Giocherai sempre con me ed entrerai nella family. Io ti aspetto nella nostra super famiglia degli abbonati. Abbonati ora. 3, 2, 1. Bentornati nella stagione 8 di Fortnite. Non ci credo, avete visto? Prima, o meglio ieri, poi dipende sempre da quando state guardando il video, abbiamo visto un po' il pass battaglia, come ottenerlo. Ma adesso vediamo subito come andare a livellare velocemente nella stagione 7, capitolo 2 di Fortnite, ed andare ad arrivare al livello 1000, al livello 2000, al livello 5000. Però mi raccomando, prima di cominciare io ti invito subito ad iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche. Beh, così non ti perderai nessun mio video e nessuna mia live tutti i giorni alle ore 18, furbacchione. Quindi iscriviti ora e attiva la campanella. E adesso sappiamo tutti che è uscito il nuovo pass, è super bello. Mi raccomando, tasto supporto creatore in basso a destra ed inserisci l'unico, solo ed inimitabile codice creatore Gio_X97, tutto maiuscolo, come puoi vedere qui dietro di me ed ancora qui sotto di me. E beh, mi raccomando, se sei iscritto al canale, quindi dai 2 secondi di tempo per iscriverti, forza, tasto rosso iscriviti, bravissimo, e mi supporti nello shop con il codice Gio_X97. Io ti prometto che potrai ricevere la mia richiesta, anche perché lo shop è veramente, è proprio pieno di cose bellissime. Guardate, intanto qui c'è una super mucca, e la mucca mazza, chi è che non piace? Io stavo leggendo tra l'altro mucca pazza, però va bene, con un altro discorso. Abbiamo ancora i supereroi e poi bundle uomo segnato. Mi raccomando, codice Gio_X97, iscriviti e shoppa. Bene, 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 ci siamo. Guardate qui intanto quante cavolo di stelle arrivano. Sono tantissime. Stella, stellina, la notte si avvicina, ti devi avvolare. Bene, allora vediamo un po'. Intanto guardate un po', qui abbiamo il pass battaglia, qui c'è la skin che a me poi sembra Einstein, non lo so, a me non sembra Mortis, come si chiama lui, Beavis. Era brutta, lo so, però cavolo, a me sembra proprio Einstein. Comunque, avete visto quante stelle ha ricevuto? Esattamente, queste stelle cosa sono? Ti starei sicuramente chiedendo, perché effettivamente Fortnite è stato un po' birichino e ha aggiunto un po' di cose nuove. Intanto la schermata del pass è totalmente cambiata. E per quanto riguarda il livello di Fortnite, ti voglio dire una cosa bellissima: è diventato super super facile livellare e arrivare magari al livello 1000, 2000, 3000. Ti starei chiedendo, ma è veramente possibile quello che mi stai dicendo? Beh, guarda tutto il video e poi sarai tu stessa a rispondermi, va bene? Allora, bene, partiamo subito col dirvi che per livellare ci sono 2 modi. Uno, insomma, previsto ovviamente dal gioco, e l'altro che dovete scrivere qualcosina. Però mi raccomando, come sempre vi ricordo che l'unico modo è quello previsto dalla Epic Games. Insomma, è giocare leale, è bellissimo e non ha veramente eguali. E adesso ve lo andrò a dire. Allora, vi spiego brevemente per quanto riguarda il menu del pass battaglia. Diciamo che noi eravamo abituati a vedere alla nostra sinistra di Fortnite le sfide. Quindi noi che facevamo? C'erano quelle poche sfide. Intanto una gallina. Guardate, sta volando con una gallina. Cococodè, cococodè, cococodè. Bellissimo. E comunque ritorniamo un po' seri. Veramente serio non lo sono mai. Comunque eravamo abituati a vedere le sfide ed erano pochissime. Ci davano ad esempio pochissimi punti esperienza, 1000 XP, 2000 XP, che cavolicchi, per arrivare al livello 3000 non bastano assolutamente. E allora cosa dobbiamo fare? Bene, se voi avete visto la schermata di Fortnite vi sarete sicuramente accorti che non c'è più, diciamo, solo un tipo di sfida da fare, ma ce n'è
tantissime, veramente tante tante tante. Adesso vi mostrerò pure come farle. E la cosa bella è che queste sfide sono super veloci, tant'è che le puoi fare pure, ovviamente non dico in un giorno, ma in pochissimi giorni. Ti prometto che arriverai a migliaia e a migliaia di livelli su Fortnite. Questa è la cosa veramente bellissima. E soprattutto, vuoi un consiglio? Io ovviamente ti sto dicendo questo perché ho visto già video di budini americani che sono arrivati al livello 1000, quindi che hanno fatto tipo record mondiale, e hanno spiegato proprio come hanno fatto. E mica mi invento queste cose a caso. Io ho visto, ho ricercato e sono super felice di portarvi questi consigli per rendervi anche voi super contenti. E spero proprio di starci riuscendo. Bene, per prima cosa voglio che andiate tutti quanti nel menu di Fortnite. Bene, avete visto? E non solo abbiamo il primo menu delle sfide classico, ma possiamo selezionare, se vedete, con il nostro bellissimo joystick, anche se io ho mouse e tastiera, vabbè, quello è un altro discorso, vari menu. Ecco, lì ci saranno tutte le sfide. Ma la cosa interessante è che se andiamo a guardare i punti esperienza che ci daranno, mamma mia, sono 30.000 a sfida. Lo so, mi sento male, potrei avere un collasso da un momento all'altro, ma voi capite quanti mannaggiaccia di punti esperienza sono 30.000. Io ovviamente prima di registrare il video ho controllato, perché io voglio dirvi solo le cose vere, e ho visto che addirittura alcuni ne hanno 32.000, 35.000, 23.000. Se voi fate il conto, perché la matematica mi ha insegnato la mia maestra che non è un'opinione, e fate 10 sfide al giorno da 30.000 punti esperienza, 3 per 2, 4, dovrebbero essere 300.000, ho detto bene, non lo so, mamma mia, non so bene la matematica, 300.000 punti esperienza. E voi sapete in 5 giorni con 300.000 quanta matematica c'è, punti esperienza, arrivate a quale livello? Vabbè, a migliaia e migliaia e migliaia, io ve lo prometto. E questo, come vi dicevo, è stato il primo metodo e spero che vi sia piaciuto tantissimo. Bene, e allora passiamo subito al secondo metodo, però io non te lo dico finché non lasci subito un bel pollice in su. Ti do 3 secondi di tempo per farlo, vediamo se sei un bravo budino oppure se sei un cattivo budino ricottoso. Meno 3, meno 2, meno 1, tempo scaduto. Lascia subito un bel mi piace e condividi questo video con tutti i tuoi amichetti, perché sono sicuro che ovviamente potranno assolutamente apprezzarlo e condividerlo a loro volta ad altri amici che vogliono assolutamente livellare. Ma adesso basta con questi annunci pubblicitari, veramente io non ce la faccio più. Allora, per quanto riguarda il secondo metodo, lo vorrei chiamare come una specie di glitch XP infiniti. E se sei arrivato fino a questo momento del video, intanto io ho dei poteri magici e ancora ho visto che non hai lasciato un bel mi piace, quindi mi raccomando, non fare il cattivo bambino e lascia subito un bel mi piace. Devi andare nel menu e cliccare sussurro, devi inviare un messaggio ad un tuo amichetto, insomma, e devi scrivere quello che ti sto per dire. Però mi raccomando, stai attento, perché se sbagli anche solo una lettera maiuscola o minuscola, avrai rovinato tutto. Bene, vai a scrivere queste cose. Dove è la mia agendina dei glitch? Tipo, ho una agendina super piena di glitch, è bellissimo. Tutti i codici, questo è un tesoro pazzesco. Bene, allora scrivi level spazio fast, io ve lo sto dicendo esattamente come lo leggo, anche perché non sono tanto bravo in inglese. Oh mamma mia. 1000 Fortnite spazio season 7 spazio chapter 2. Quindi noi stiamo dicendo livella velocemente nella season 7 capitolo 2 trattino alto, e adesso inserisci questo codice che ti sto per dire: 20 43 9 5 7. Oh, leggenda si è spostato, ok, quella qui. 2 4 6 5 8 7. Ok, 4 9 2. Premi invio e come al solito vai in creativa, la mia isola temperata, entra lì, dopodiché ritorni al centro e una volta entrato nel menu farai seleziona modalità di gioco al menu principale, metti battaglia reale e amico mio sarai arrivato al livello infinito di Fortnite, che non so effettivamente quando sia 5.000, 10.000, io vi ricordo, non è il metodo adatto, fate quello che vi ho detto all'inizio perché arriverete almeno al livello 2.000, mi raccomando, io non mi assumo nessuna responsabilità, andate ad insultare i budini americani, io ti ringrazio per essere arrivato fino a questo momento del video.
mi raccomando, tasto rosso iscriviti, attiva la campanella e io ti aspetto. E senti, tu mi sai insegnare come livellare su Fortnite? Beh, secondo me no, e allora che cavolo vuoi? Basta, io voglio arrivare al livello 3000, ma so che non ci arriverò mai, perché diciamo che non è che mi va così tanto di completare le sfide. Però voi fatelo ed utilizzate il codice creatore Gio_X97 anche per shoppare il nuovo pass e fare tantissime vittorie reali in questa nuova stagione. Ciao!